Stefanello, siccome mi sono trovato davanti una bellissima pianta di rosa canina, tutta fiorita, molto bella, mi è venuto in mente di prendere in mano uno dei miei libri pubblicati dalla RAI, che si chiama Dal bosco alla tavola, e di darti le notizie che in questo libro ho ritrovato a proposito di questa pianta importante. Quindi, Dal bosco alla tavola, edizione RAI, autore Augusto Tocci. La rosa canina è un arboscello per lo più verdastro, pieno di spine forti, uncinate e arcuate, allargate alla base, che a primavera si ricopre di fiori rosei e livedi e bianchi, i quali successivamente si trasformano in falsi frutti, i famosi ricettacoli di colore rosso vivo a maturità. La rosa canina si trova nelle siepi, nei boschetti e nei luoghi selvatici, dal mare fino alla regione montuosa in tutta Italia e in Europa. Di questa pianta per l'alimentazione e la medicina si usano specialmente i petali dei fiori, ma anche i loro ricettacoli o falsi frutti. Le varie parti della pianta contengono acido gallico, tannico, un glucoside della quercina, una materia colorante e un olio essenziale. Gli antichi romani profumavano i loro squisiti vini con i fiori della rosa canina, che invece presso alcuni popoli si mangiavano confettati insieme alla carne. I ricettacoli dei fiori contengono nel loro interno piccoli frutti della rosa in mezzo a una grande quantità di fastidiosi peli. Con questi ricettacoli, le famose cinciangole, ci si fa un prodotto importantissimo per la nostra salute, perché è una vera bomba di vitamina C. Metà di crema di questi ricettacoli quando sono pienamente maturi, quindi in pieno inverno, e metà miele di bosco, per esempio, che serve da antibatterico, quindi un prodotto importantissimo per la nostra salute. Mi scuso per il vento, ma ha dato un momento anche di respiro.